Ci stiamo avvicinando a quelli che sono probabilmente delle settimane, dei mesi estremamente delicati e anche forse un po' turbolenti sui mercati delle criptovalute, e in questi periodi, in questi momenti, quello che conta di più per avere profitto, per vincere sui mercati, è avere i nervi saldi. In questo video andiamo quindi a guardare quelli che sono, secondo me, 5 degli errori più comuni e più difficili, e soprattutto quelli che fanno più danni sui mercati delle criptovalute, quindi 5 errori che dovete assolutamente cancellare dalla vostra operatività fin quando il tempo c'è, ragazzi, cioè fin tanto che questa bull run ancora galoppa, perché ricordate assolutamente, quando e se le cose gireranno male non ci sarà nessun modo di risolvere questi problemi, perché lì parte l'embolo, parte il nostro lato emotivo e ragazzi, si salvi chi può. Quindi finché c'è tempo mettetevi sotto e studiate. Questi sono i 5 tips importantissimi, i 5 errori che non dovete assolutamente fare sui mercati. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video di advice, un video emotivo, ma un video stra importante. E nella mia attività sia da investitore che da youtuber degli ultimi anni ho ripetutamente visto i neofiti e gli investitori provetti sui mercati finanziari fare più o meno sempre le stesse cose, fare più o meno sempre gli stessi errori. Mi piace tantissimo anche dare i miei consigli a quelli che sono gli investitori, soprattutto i neofiti, perché secondo me meritano la attenzione veramente più elevata possibile. Questo per tanti motivi, ragazzi, perché intanto vanno premiati perché si stanno avvicinando per la prima volta a questi mercati e quindi meritano una grande attenzione, ma poi anche perché sono quelli più delicati, no? Quelli che si stanno avvicinando all'inizio in un percorso sono anche quelli che possono prendere strade sbagliate e attraverso le quali poi magari arrivare a conclusioni totalmente errate, oppure peggio ancora perdere anni e anni e anni, se non anche il capitale. Quindi assolutamente massima attenzione ai neofiti, a chi si avvicina per la prima volta ai mercati, perché veramente possiamo fare del bene tantissimo dando i giusti consigli e indicando la giusta strada da seguire. Al di là di quelli che sono i miei standard, i miei consigli classici che ormai conosce veramente tutta Italia, tra i quali la mia famosissima frase "trend is your friend", che ho sposato tantissimi anni fa, quindi seguite sempre il trend, non fate mai contro trend sui mercati. Ci sono anche una serie di consigli che più volte ho dato, ad esempio pulire i grafici, non usate tanti indicatori, eliminate la confusione. Il mio corso di formazione It's Trading Time Basic, il corso basic, si basa proprio sull'inserimento, quindi sono proprio inserire questo concetto in tutti gli investitori. Spesso, anzi poco spesso diciamo, però affrontiamo quelli che sono invece gli errori più comuni dei trader, e queste cose, ragazzi, mi sono veramente capitate tantissimo, molti studenti che mi hanno presentato questi errori, ma anche tantissimi investitori con grandi patrimoni che mi hanno presentato delle situazioni fatte un po' così. Allora partiamo dal primo punto, che è secondo me un errore classico: over diversification. Allora, questo è un errore molto comune che avviene sui mercati delle criptovalute e avviene soprattutto da parte dei neofiti, perché in questo tipo di errore quello che succede è che moltissimi che si avvicinano all'inizio comprano e spezzettano il loro capitale investito in tantissime coin, in tantissime criptovalute. Che cosa succede? Quando è giusto e quando no? Perché avete sempre sentito dire che la diversificazione del capitale è assolutamente una cosa giusta, ma anche l'over diversification, diversificazione, quindi l'eccesso di diversificazione, è sbagliato. C'è un problema legato al fatto che più diversifichiamo il portafoglio, più riduciamo anche la possibilità di avere dei rendimenti molto 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 alti, perché stiamo creando una rientro verso la media, si chiama così, definiamolo così, quindi ci stiamo avvicinando a un portafoglio che avrà un rendimento medio, ok ragazzi, e non magari esplosivo, diciamo così.
Però la questione legata all'over diversification non è soltanto un problema di rendimento, è anche un problema di attenzione, di capitale umano e dell'investitore. Quando voi avete nel portafoglio decine di cripto con magari pochissimi investimenti messi su, per esempio $100, $50, a volte mi sono capitati dei portafogli con investimenti consistenti, magari 100, 200.000 dollari di portafoglio investito, dove poi c'erano delle coin che avevano, non so, $500 di investimento, cioè praticamente niente. Allora non serve assolutamente a niente tenere in portafoglio queste coin. Perché? Perché a meno che non facciano parte di una strategia di trading ben congegnata, dove si va a fare appunto trading, quindi non investimento di medio-lungo periodo, ma trading e quindi spot, operazioni spot, non ha nessun senso detenere in portafoglio dei micro importi, per esempio lo 0,01% del portafoglio su una criptovaluta, perché non vi cambia niente, anche se quella cripto fa X100, ragazzi, questo è il discorso, non vi cambia niente da un punto di vista di rendita del vostro portafoglio. Quindi, over diversification no, perché viene fatta dai neofiti? Perché vogliono salire sul carro della cripto giusta, ragazzi, non perché ragionano in termini da investitori, ma semplicemente hanno voglia di vincere, un problema emotivo, ragazzi, quindi non fate questo errore, no diversificazione, perché è assolutamente un errore confondervi e splittare la vostra attenzione su troppe coin. Scegliete quelle giuste, già 10-15 coin sono sufficienti assolutamente ad una ottima diversificazione del vostro portafoglio nel mondo cripto. Andiamo avanti, secondo errore, non capire la differenza fra gambling e investing o speculazione, che è la stessa identica cosa, ragazzi, ok? C'è una bella differenza fra chi è un giocatore d'azzardo, cioè chi gioca alla roulette, chi fa una scommessa, e chi investe o specula sui mercati, ragazzi. Perché? Qual è la differenza sostanziale? Il giocatore, ragazzi, fa una puntata. Stop, ok? L'avete visto in tantissimi, probabilmente, quelli che hanno giocato, tra virgolette, andando ad acquistare i meme coin. I meme coin sono praticamente il top dei giocatori, ok? Un giocatore non fa investimenti, ragazzi, fa una scommessa. Non è né giusto né sbagliato, bisogna solo riconoscere la differenza fra chi è gambling e gambler e chi è investor, ok, ragazzi? Sono due mondi separati, quindi voi potete tranquillamente giocare tutti i giorni, fare i giocatori d'azzardo al casinò, ed è giusto se è quello che state cercando. Se invece volete essere investitori, dovete capire che l'investitore, a differenza del giocatore, quello che fa è analizza i mercati, crea delle strategie, pianifica un piano di azione, lo monitora e dopo lo mette in atto. Ragazzi, c'è una differenza enorme, come giocare a stratego, come gioco da tavolo, a risico con una strategia, oppure a casaccio buttando i dadi. C'è una bella differenza in questi due ruoli. Quindi chi siete voi? Il peggiore errore è non capirlo, non è essere giocatore d'azzardo o investitore, è non capire quello che state facendo. Mi raccomando, ragazzi, questo è un errore importante, perché se avete fatto una puntata sui mercati senza avere una strategia, senza aver fatto le vostre ricerche, senza avere studiato il trading, l'analisi tecnica e come evidenzia ad esempio un trend di mercato, che poi è la cosa principale anche per gli holder, ok? E non sapete implementare una strategia, non avete i punti di uscita, non avete i punti di ingresso, dove le cose vanno bene, dove le cose vanno male, non state facendo un investimento. Non state facendo gli speculatori o i trader, state facendo i giocatori d'azzardo con i dadi. Quando e se le cose andranno male, sarete pericolo proprio elevatissimo. Quindi capite questa cosa. Va bene anche giocare, ma se volete fare i giocatori vi do un consiglio: mettete il punto alla scommessa. Quindi voi dite, ok, il 20 dicembre questa scommessa la chiudo. Come va? Va. Perché se siete giocatori è fondamentale, da un punto di vista psicologico, chiudere il cerchio, perché i mercati non sono delle scommesse discrete come una partita di calcio che finisce col fischio dell'arbitro, ma sono continue nel tempo. Quindi se voi non mettete il punto a una scommessa, rischiate di brutto di vedere il vostro conto completamente rovinato, ragazzi. Va bene?
Terzo consiglio si lega addirittura al primo, ragazzi, ed è questo qui: fare all-in su una coin, esattamente l'opposto di quello che vi ho detto prima. Se c'è diversificazione eccessiva è un errore, se puntate tutto su un'unica criptovaluta è un errore, e questa cosa però, ragazzi, è un errore relativo, perché nei mercati delle criptovalute, vi spiego diciamo dov'è il problema, nei mercati delle criptovalute puntare tutto su Bitcoin potrebbe essere anche accettabile. È vero che negli ultimi anni ETH ha assunto un ruolo estremamente importante, però il problema, il pericolo di puntare tutto su Bitcoin è uno e uno soltanto, almeno attualmente, ragazzi, il fatto che voi non partecipate ai rialzi eventuali di progetti cripto che sono comunque interessanti. Nelle top 10 dei mercati cripto, non è più come il 2017, adesso ci sono dei progetti che sono comunque validi, che hanno alle spalle storico, che hanno alle spalle tecnologia che è utilissima, viene utilizzata anche tuttora, diciamo in continuazione, in continua evoluzione, perciò non prenderli in considerazione non è assolutamente giusto. Rischiate di più puntando tutto su Bitcoin? Secondo me no, ma no in questa fase, perché il re delle cripto è ancora la tecnologia vincente da certi punti di vista, ed è sicuramente quella sulla quale stanno puntando anche moltissimi istituzionali. Però non partecipate ad eventuali rialzi, come ad esempio è successo nella questione TH oppure Solana quest'anno. Questo vi porta probabilmente ad essere molto delusi poi della vostra scelta, perciò magari Bitcoin si muove un po' di meno, Solana ha fatto il 2000%, voi siete delusi, iniziate a essere giocatori, provate a togliere del capitale, speculare su criptovalute che non hanno senso, quindi iniziate a sbarellare proprio perché non partecipate al rialzo di altre cripto. E se per esempio Bitcoin in un determinato periodo non performa bene perché magari è molto capitalizzato, allora voi siete poi insoddisfatti del vostro investimento, rischiate di sbagliare ancora una volta, un problema inverso questo qui, quindi non fate all-in, anche se potete concentrare magari moltissima del vostro capitale solo su Bitcoin, iniziate a prendere in considerazione anche le altre criptovalute, soprattutto le top 10, perché sono veramente, veramente utili da considerare e da studiare, soprattutto nel 2020-21, quindi in questi anni, ragazzi, rispetto a quello che era precedentemente. Quarto consiglio che mi piace veramente tantissimo, e do risposte in continuazione a queste domande che mi fanno via mail, mi scrivete su Instagram. A proposito, ragazzi, vi lascio anche il canale Instagram, registratevi, diciamo, anche lì è molto simpatico, mi scrivete veramente di continuo che ne pensi di mi hanno proposto X, mi hanno proposto Z. Ragazzi, allora, gli scam, non credete a cose impossibili, non credete a chi vi promette percentuali di rendimento folli o senza senso, alle API folli che si vanno a configurare nei mercati delle criptovalute, perché come vi dice questa immagine, non è dietro, non c'è la signorina che voi state invitando a cena, ma c'è il truffatore che frega tutti i quanti i soldi. Quindi mi raccomando, anche da questo punto di vista, credere agli scammer. Io stesso ho due profili scam che mi hanno clonato praticamente YouTube, anche gli altri YouTuber hanno tutti questi scammer che ci devastano, ragazzi, copiano le nostre, clonano i nostri profili, poi vi scrivono inventandosi storie. Allora, ok, sicuramente abbiamo avvisato tutti che ci sono questi scammer, ormai tutti quelli che sono in questo mondo conoscono questi scammer che ci sono, però non è solo quello lo scam, è anche quando vi propongono dei pseudo servizi che hanno rendimenti del 50-60% al mese. Sono anche possibili, ragazzi, queste cose. Io stesso nella mia academy con alcune strategie abbiamo ottenuto questo tipo di rendimento, si possono ottenere utilizzando le leve finanziarie, però sappiamo alla perfezione quello che stiamo rischiando, sappiamo alla perfezione dove è il problema e quali potrebbero essere i rischi sul nostro portafoglio. Quindi se voi pensate di non fare niente, stare su una sedia a guardarvi, non so, Netflix con l'ultima serie Sex Education o quello che vi pare, e guadagnare il 50% dal vostro patrimonio avendo dato del capitale a X o Y persona, state credendo alle favole, state credendo alla signorina che dietro ha il tizio. Quindi, ragazzi, non fate questo errore.
studiate e formatevi su quelli che sono i rendimenti accettabili dei mercati, quello che il mercato vi può dare, che è fondamentale, e capite quando c'è un rendimento superiore, se è sostenibile questa cosa, per quanto tempo è sostenibile, quali rischi state andando ad affrontare. Mi raccomando, questa cosa è fondamentale, perché sbagliare con le vostre mani vi insegna ad essere persone migliori, vi insegna a studiare, vi insegna a formarvi, ad avere maggiore capacità nel fare trading e investimenti, ma farvi fregare soldi non mi insegna assolutamente a niente, ok? Non serve a niente, a nessuno. E poi diamo diciamo l'impa a queste persone. Quinto e ultimo consiglio, che viene sempre dimenticato, nessuno me ne parla mai di questa cosa, o meglio, nessuno ne parla spesso di questa cosa, ragazzi: follow the money, seguite i soldi, seguite la liquidità, perché è fondamentale per capire sui mercati che cosa sta succedendo. Moltissimi pensano che, per esempio, avere delle criptovalute che sono scarsamente capitalizzate, nessuno le vuole, hanno prezzi bassissimi, sono affari. Ma chi bip ve lo ha detto? Non è assolutamente così, a meno di casi proprio estremi, cioè uno su mille, non è una coin che è un affare, è una coin spazzatura che nessuno vuole. Quindi, allora, imparate la differenza. Sicuramente ci sono dei progetti che sono molto validi, soprattutto se sono appena stati messi sul mercato e quindi ovviamente non hanno ancora uno storico, un background, ma se ci sono coin che sono state messe sul mercato con progetti attivi magari da anni, che non hanno mai ricevuto liquidità da parte di nessuno, vi assicuro che non è perché il mondo non se ne è accorto, è perché non valgono niente quei progetti lì, o meglio, il mercato non li vuole. Ma anche se fosse, ragazzi, che quella coin su mille poi vale perché il mercato se ne accorge, ovviamente è difficilissimo a livello di probabilità che voi riuscite ad andarle a beccare quella coin lì. Quindi mi raccomando, non andate alla ricerca del Santo Graal inventandovi storie perché il progetto vi piace o meno. Se il mercato non lo sta approvando, se il mercato non ha messo liquidità su quel progetto, vuol dire che non lo vuole, e il mercato ne sa sempre più di noi. Ricordate questo discorso qui, perché c'è una bella differenza nell'andare a scovare magari dei progetti che possono dare grandi soddisfazioni, quindi andare a vedere dove stanno andando i soldi, dove va la liquidità, dove vanno gli investimenti, e quello lo potete fare guardando tranquillamente un grafico, non quelli che hanno gli ascensori, perché sono manipolazioni, soprattutto all'inizio, di alcune coin, ma andando dietro a capire qual è il team, che cosa stanno facendo, come si muovono sui loro profili, chi sono, che hanno fatto in passato, cosa hanno creato, qual è la loro mentalità, il mindset del team, cosa risolve quel progetto specifico, quali attenzioni ha da parte di magari investitori importanti. Queste sono analisi che hanno senso, ragazzi, non i farlocchi, white paper, eccetera. E poi guardate i volumi, i soldini, se i soldini vanno su quel progetto, e vedete che ci vanno perché i prezzi salgono, ragazzi, allora quel progetto è valido, o al meglio, è un progetto che il mercato sta pensando essere valido. La stessa cosa, alcuni di voi, diciamo, l'obiezione classica, dice: allora le shitcoin, allora Shiba e bla bla bla. Ragazzi, Shiba, se sale il mercato gli dà valore, ha un valore. Poi il problema è che il valore di Shiba non è quello del progetto, è quello di essere un meme coin, quindi anche quello è valore per il mercato. Seguite i soldi, ragazzi, perché i profitti si fanno lì. Quindi nel momento in cui c'è un deflusso poi dal grafico e vedete l'inversione di trend, allora fatemi una domanda: se i soldi vanno via da un progetto, magari fatelo anche voi. Va bene, ragazzi, allora per oggi è tutto. Abbiamo finito con i miei 5 consigli sugli errori più comuni del settore delle criptovalute. Mi raccomando, seguiteli, avremmo messi davanti estremamente complicati. E con questi semplici consigli riuscirete ad avere alle spalle belle piazzate se le cose gireranno forte, ok? Va bene, ciao a tutti, alla prossima!